Buongiorno. Oggi inizio così, già vestito. Sentite dalla voce che non sto affatto bene. Stanotte sono stato peggio e non ho dormito per niente, mal di testa, febbre, perché andavo a fuoco e non so cosa io abbia. Io sento soltanto raffreddore, quindi non so se è tutto causato da quello. Comunque, ho preso l'occhio, ora vado a comprare l'aspirina. Per aprirmi un po', però usciamo lo stesso perché è l'ultimo giorno, quindi iniziamo. Stiamo andando di nuovo alla stazione dei bus. Che siamo sul bus direzione Marbella. Siamo arrivati. Ora ci facciamo un giro qua a Marbella. Io ho preso un altro medicinale, ma non mi sembra che fa effetto. Scopriremo. Comunque, non so se si sente perché c'è vento, ma io ogni volta che vengo in Spagna rimango meravigliato dal fatto che il pedone viene trattato come un re, nel senso che si fermano anche se devono inchiodare. C'è altro che Italia, Roma, dove non lo so, vabbè, lasciamo stare. Però è una cosa bella perché così dovrebbe essere. Caldo. Mamma mia. No, Parque Rojo della Represa. Stiamo al Parco Rojo della Represa. Parque, non è vero. Parque. Parque Rojo. Arrojo. Parque Arrojo della Represa. Guardate che carine. Questa è enorme. Questa è Plaza dell'Iglesia. Molto carino. 5,99 Questa è Plaza de los Aranjos. Mamma, come si respira l'estate, ragazzi. Scusate questo fermo immagine, ma stavo un po' male, quindi mi sono dimenticato di parlarvi di questo posto dove abbiamo mangiato. Praticamente era una specie di bar che ci è stato consigliato da una commerciante al centro di Marbella. E praticamente aveva un menu fisso dove c'erano vari piatti che si potevano scegliere, ed era incluso bibita, primo, secondo, contorno e dolce. Se non sbaglio, 10 euro a persona. Era 9,95 se non sbaglio. Comunque devo dire, molto buono, approvato. Ovviamente i piatti non sono stellati, però c'è un po' di scelta nel menù. E comunque i piatti che vi arrivano sono buoni e sono assolutissimamente mangiabili. E per il prezzo devo dire top. Quindi ve lo consigliamo, è veramente buono, è veramente a due passi dal centro. C'è il Però col dolcettino canto rosso. molto rosso. Questa è mia, pure questa, pure quest'altra. Mi. Non si apre. Ok, raga, siamo rientrati ora in motel. E io sto così e così. Ho ripreso ora il medicinale. Vediamo se passa ancora di più. Niente, il posto dove abbiamo pranzato oggi, buono. Molto bene. Molto buono, per calcolate che il menù era 9,50 euro e avete primo, secondo, contorno, pane e bibita e Dolce. dolce. E ora abbiamo preso il bus e siamo tornati in hotel. Quindi ora ci riposiamo un po', facciamo anche un po' le valigie, organizziamo un po'. E poi se io sto meglio usciamo. Ma come scegli per cenare?
Oh, e a chi? Ragazzi, ciao followers. Il ristorante era molto buono. Molto. Peccato per il servizio perché sono un po' lenti. Ho capito. Però molto buono. Anche il fresco. Anche i prezzi adeguati. The Fork, viva. Sullo stand. Sì, infatti usare The Fork perché è la vita. Sempre. Però comunque prezzi forse anche ci cancellano il volo. Quindi forse domani saremo qui di nuovo. Come ormai ogni viaggio. Non ve l'ho detta questa cosa perché lo scopriremo solo vivendo. Quindi poi in casa ve ne parleremo. E dobbiamo ancora parlarvi dell'hotel. Ve ne parleremo appena in Italia. Appena saremo in Italia vi diremo todos, perché non si può. A se reso. Ok ragazzi, siamo rientrati. Ah, fa caldo. Io sto un po' meglio da come si può vedere. Ora dobbiamo fare la valigia. Vi faccio vedere l'orrore che c'è per terra. L'orrore. Guardate quanto facciamo schifo. Mamma, non è tutto a posto. Mamma mia. Aiuto. Intanto di fuori c'è una festa. Bah. Sistemiamo tutto. Che macello. Ma. Oh, che hai fatto? Eh? Tutto bene? Riesci? Vai. Se me la fanno aprire è finita. Allora ragazzi, io mi sono cambiato, ho messo il pigiama. Mi sono lavato e abbiamo fatto tutti i bagagli, abbiamo sistemato più o meno tutto. Ovviamente mancano là le cose per il viso e quant'altro che metterò domani mattina. Manca il pigiama che metterò domani mattina, però dovrei avere posto. E abbiamo queste specie di cartelli che sono del congresso che ha fatto Marco. Speriamo ce li facciano portare. Però come vi annunciava prima Marco, ci arriva delle mail che il nostro volo è in overbooking, quindi non sappiamo neanche se partiamo. Non che mi dispiacerebbe per quanto riguarda me, però Marco ha da fare con il lavoro, quindi bisogna capire. Quindi questo ovviamente lo scopriremo domani. Ci dobbiamo alzare verso le 5 ovviamente, perché il volo l'abbiamo alle 9.50 e niente, questo. Qui adesso rinquadro bene le cose e niente. Queste sono le cose, tutti i panni che vedete sopra sono i vestiti che ci dobbiamo mettere domani. Quelle cose te le devo infilare dentro in valigia per domani mattina. E niente, siamo riusciti insomma. Ah, devo mettere anche le ciabatte che adesso ho indosso. Però va bene, per il resto ho centrato tutto. Quindi direi che ci vediamo domani mattina. Io comunque adesso sto molto meglio, per fortuna, meno male. E niente, l'importante è questo. Niente, ci vediamo domani.